Ciao Stefano, sì, qui a Bari, ma in tutta la nazione in realtà è il giorno dell'unità nazionale, è il giorno delle forze armate. Per la terza volta, per una scelta del Presidente della Repubblica dal 2018, si è scelta una sede differente da quella tradizionale. Infatti quest'anno il Presidente della Repubblica è in visita a Bari, è appena terminata la cerimonia, alle 11 prima al Sacrario, poi successivamente qui nella splendida cornice del lungomare di Bari, dove c'è stato prima uno sfilamento delle forze armate del Corpo della Guardia di Finanza, successivamente poi il discorso del Ministro della Difesa, del Presidente della Repubblica che abbiamo sentito poco fa e infine sono passate tra i cieli di Bari le frecce tricolori. Il Presidente della Repubblica poi è andato via e come saluto d'onore ci sono state le navi militari che hanno sparato 21 colpi a salve. Intanto sentiamo, Stefano, le parole della prima uscita pubblica del Ministro della Difesa Guido Crosetto. È una giornata di rispetto per le Forze Armate, che significa di rispetto non per il Ministro della Difesa, per rispetto per ogni singola persona abbia lavorato, lavori nelle Forze Armate. Lo ricordiamo una volta l'anno e lo ricordiamo il giorno in cui parte la costruzione della Repubblica in cui viviamo adesso, perché questa Repubblica nasce sulla morte di centinaia di migliaia di uomini che hanno costruito il nostro paese. Ce ne dimentichiamo per 364 giorni l'anno, ce ne ricordiamo un giorno all'anno, perché ci dobbiamo ricordare quanto sia stato il sacrificio per raggiungere la libertà e la democrazia. Questo giorno, nel rispetto delle forze armate, ci porta il ricordo, insieme al rispetto delle forze armate, il ricordo di quanto sia importante e difficile da preservare la democrazia e la libertà. E in giorni come questi, in cui viviamo una guerra che non pensavamo di rivedere in Europa, il ricordo di quanto sia importante, la consapevolezza di quanto sia importante la libertà e la democrazia è per noi più forte. E allora è più forte l'importanza delle forze armate, della difesa, che come vedete oggi quella democrazia e quella libertà concorrono e cercano di preservarla anche in altre parti.